entrare nella nostra meditazione, Padre Santo, abbiamo davvero bisogno di entrare nel mistero della tua vita, nel mistero d'amore che ti lega al Figlio tuo e allo Spirito Santo, e loro ci legano a te. In un circuito di grazia, di totale donazione. È il cuore di Dio, un mistero troppo grande. Entriamo allora a partire da una sua piccola immagine, il nostro cuore. Dopo aver visto questa mattina come davvero siamo peccatori, oggi vogliamo entrare nel cuore, perché sappiamo, come ci ha insegnato Gesù, tuo figlio, che è dal cuore che esce ogni cosa buona, ma anche ogni cosa cattiva. E allora vogliamo davvero scoprire il nostro cuore, ma anche entrare in un percorso di formazione del nostro cuore, perché diventi sempre più disponibile a diventare come il tuo, come quello del tuo figlio. Donaci di poter entrare in questo mistero, ma davvero facciamo fatica. Ci accostiamo allora con un cuore che è più vicino a noi, il cuore di Maria, nostra madre, madre del tuo figlio, madre di Dio, un cuore che ha saputo raccoglierti, e davvero lì possiamo trovare ispirazione e forza. Per questo diciamo insieme: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, la Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sede della Sapienza, prega per noi. Manda, Signore, apostoli santi nella tua Chiesa. Quel cammino della vita spirituale deve fare necessariamente i conti, il cammino di conversione, con l'educazione del cuore, che è decisiva. Perché quando una verità, una posizione, una convinzione resta solo nella testa, nella mente o nel fare, passa, corre via. Quando invece viene scritta nel cuore, allora sì, porta frutto e porta a crescere nel cammino della santità. Padre Liberi dava molta importanza all'educazione del cuore. E in un commento che si scrive in un colloquio, diamo un appunto per un colloquio del 1908, commenta la frase biblica pane e mangiorum manducavit homo, e indica come un elemento fondamentale proprio a educare il cuore degli alunni e delle alunne. Era un colloquio dove aveva fatto con i genitori delle alunne dei suoi istituti. E una delle grandi lacune, dice, dell'insegnamento, e specialmente dell'insegnamento della dottrina cristiana, come si chiamava allora, è di insegnare cose ma di non farle scendere nel cuore, di non farle scendere dentro il cuore, scrivere nel cuore degli alunni, dei ragazzi, delle ragazze. In fondo, per avere il dono dell'intelligenza derogata, credo che sia fondamentale partire da una sana educazione del cuore. Il padre Libra non ne traccia un percorso specifico, però credo che meditando un po'
sulla esperienza della Chiesa su questo campo, possiamo entrare, partire proprio dall'esperienza del cuore umano, del nostro cuore di uomini. I padri lo avevano capito fin dalle origini, i padri della Chiesa, che la formazione del cuore era fondamentale. Scriveva Teofano il Recluso: nulla è più stabile di ciò che esce dal cuore. Quando i comandamenti di Dio sono fissi nel cuore, il loro adempimento è sicuro. Eppure, vi è forse un organo più fragile del cuore? Nonostante la fragilità del cuore, lì, in questa fragilità, si può scrivere la potenza dell'uomo. In fondo, allora, si tratta di educarci a scrivere nel nostro cuore, o meglio, a lasciar scrivere al dito di Dio la sua legge, il suo percorso, quello che lui ha sognato e vissuto per noi. È la vera sapienza del cuore che invoca anche il salmista. E questo com'è possibile? Anzitutto cercando di armonizzare gli aspetti affettivo-spirituali con gli aspetti intellettuali e viceversa. Gli aspetti intellettuali con la sfera affettiva e spirituale. Gli strumenti che ci sono dati per questo servizio, per questo passaggio, forse noi li abbiamo un po' sottovalutati. Quelli che vengono chiamati i sensi spirituali o sensi del cuore. Cioè la nostra capacità di sentire. Perché vedete, se noi non sviluppiamo questa capacità, credo che la compassione, la messa che è molto e gli ebrei sono pochi, la compassione per i sordi, resterebbe una cosa vana, leggera, difficilmente diventerebbe passione, zelo, amore, perché resterebbe una cosa importante, e noi abbiamo tante cose importanti che poi restano nel cassetto, perché finché resta importante e non diventa invece sentita, non serve. Dice il padre, parlando di questo passaggio, è come avere un fuoco dipinto, non ci si scalda il fuoco dipinto. E allora, ecco la grande importanza che dobbiamo dare all'educazione anzitutto dei nostri sensi spirituali. Voi siete molto bravi a educare il senso dell'udito di chi è sordo, ma la sordità fisica spesso è poco rispetto alla sordità spirituale, alla sordità, alla cecità, all'insensibilità. In fondo i cinque sensi esterni sono rapportati ai cinque sensi interni, cioè la capacità di andare oltre. Credo che proprio nel rapporto con i sordi ne fate l'esperienza, che ci sono dei sensi al di là di quelli fisici. Ma già i padri ne parlano di questo, specialmente per quanto riguarda il rapporto con Dio, il rapporto con le realtà più profonde, spirituali. Origene chiedeva una visione per contemplare le cose soprannaturali, come ad esempio i cherubini e i serafini. Chiedeva un ascolto per percepire le voci che non risuonano nell'aria esterna, un gusto per poter gustare il pane che è disceso dal cielo per la vita del mondo. Inoltre un odorato che percepisce ciò di cui parla Paolo quando dice: noi siamo il buon odore di Cristo per Dio. È un tratto come quello, un tatto come quello di cui parla Giovanni quando dice che ha toccato con le mani la parola della vita. Vedete, percorre i passaggi
per dire che abbiamo bisogno di questi sensi. Sant'Agostino, nel suo modo poetico, lo esprime in modo molto bello nel capitolo decimo delle Confessioni, quando parla: ma che cosa amo, o Dio, quando ti amo? Non la bellezza di un corpo, né l'armonia del tempo, non lo splendore della luce, così caro a questi miei occhi, non le dolci cantilene d'un tono, non il soave orezzo dei fiori, degli unguenti, degli aromi, non la manna e il miele, non membra desiderabili all'amplesso carnale. Non amo queste cose quando amo il mio Dio. Tuttavia, amo una luce, una voce, un odore, un cibo, un amplesso quando amo il mio Dio. Luce, voce, odore, cibo, amplesso del mio uomo interiore, dove splende alla mia anima ciò che il tempo non rapisce e dove olezza ciò che la voracità non attende e dove c'è un amplesso che la sazietà non riesce a sciogliere. È questo che amo quando amo il mio Dio. Vedete com'è il coinvolgimento totale del sentire. Tommaso è molto più, scolastico, diciamo, quando commenta l'Apostolo Paolo: abbiate voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Lui scrive: ecco come, perché si dice sentite, cioè afferrate per esperienza ciò che avviene in Gesù Cristo. Afferrate per esperienza, cioè il sentire viene dall'esperienza. Io solo quando, dopo che ho toccato, posso dire quello che ho toccato, dopo che ho visto posso dire com'è, dopo che ho ascoltato posso dire qualcosa di quello che ho sentito, di quello che ho percepito. Così il nostro rapporto con Dio deve essere sensibile, naturalmente con una sensibilità dello spirito, del cuore. Cioè, dice, continua, ecco perché dite sentite, cioè afferrate per esperienza ciò che avvenne in Gesù Cristo. Si noti però che noi dobbiamo sentire in cinque modi, per mezzo dei cinque sensi. In primo luogo, noi guardiamo il suo cuore, il suo amore, perché così illuminati possiamo essere conformati a lui. Con i loro occhi vedranno il Re nel suo splendore. È un contemplare interiore del volto di Dio, della sua bellezza, attraverso, diremo, quella immagine interiore che man mano viene costruita dall'esperienza, un'immagine che cresce e diventa sempre più chiara man mano che si allena ad entrare a vedere dentro il cuore di Dio e dentro il cuore nostro. Noi tutti guardiamo a volto scoperto la gloria di Dio. Seconda Corinzi. In secondo luogo, continua Don, ascoltare la sua saggezza ed esserne riempiti di felicità. Beati i tuoi uomini, beati i tuoi servi, perché stanno davanti a te e possono ascoltare la tua voce. La regina di Saba a Salomone. Nell'ascolto dell'orecchio mi ha obbedito, dice il Saba. Quindi c'è un ascolto che se non lo facciamo non possiamo obbedire. Se rendiamo, rischiamo di rendere vana la parola, se il nostro cuore non è capace di ascoltare. Sarà anche qui un'educazione da fare. Terzo luogo, percepisce il profumo della grazia della sua bontà benevola per correre incontro ad essa. Attirami a te, noi vogliamo correre
nell'odore dei tuoi profumi, il cantico. Sempre Tommaso che lo cita. In quarto luogo, gustare la dolcezza della sua bontà per rallegrarsi sempre nel Signore. E qui il Salmo, gustate e vedete quanto è dolce il Signore. E in quinto luogo, toccare la sua forza ed essere sanati. Se toccherò solo la frangia del suo vestito, sarò sanata. Vedete come questo contatto del cuore con Dio diventa lo strumento vero per la guarigione interiore, per il cammino di santità. E allora come possiamo formare il cuore? Qui mi rifaccio a un maestro di vita spirituale che è stato anche vescovo ausiliare di Milano, Monsignor Citterio. Credo, scrive, si possa affermare che la facoltà di sentimento dell'uomo d'oggi in generale, quindi anche la nostra, risulti particolarmente debole, disarmonica, non di rado profondamente ferita, malata. Nei sentimenti che prova in rapporto agli altri e a Dio, e perfino nei confronti di sé, l'uomo d'oggi si trova di fronte a un'incapacità di fondo. Non sa più riconoscerli a livello consapevole, oppure non è in grado di esprimerli nella loro profondità. Perché, vedete, la formazione del cuore parte da ciò che se siamo capaci di sentire. E con che cosa sentiamo? Qual è il risultato del senso? È il sentimento, quello che proviamo. E spesso questa capacità di vedere, di ascoltare, di gustare, di odorare e di toccare è malata perché non suscita sentimenti o li suscita in modo esagerato o squilibrato. Perché per sentire bisogna uscire da sé e venire a contatto con l'altro. È la relazione interiore, cioè avere una vera relazione con un altro, con Dio, anche con se stessi. Se non si ha una capacità di vedere i propri sentimenti, i propri sensazioni, poi distingueremo meglio, diventa difficile tirare una conclusione. Siamo come un sordo che non sente. E voi vi rendete conto di educarlo. Siamo come un cieco che ha bisogno di ritrovare dei punti di riferimento per cominciare a vedere in un certo qual modo. E così via. Quindi, siamo di fronte a un'incapacità di fondo, non sa più riconoscerli a livello consapevole. Oppure non è in grado di esprimerli nella loro profondità. Per far fronte a questa situazione, assume inconsciamente due atteggiamenti di segno opposto. O un'ostentata imperturbabilità, nell'illusione poi di nascondere, perché poi i sentimenti ci sono. Io li posso mostrare la faccia di chi non è successo niente. Oppure con una certa frustrazione perché non è stato capace di capire, di provare. Può capitare di fronte a una situazione, c'è chi si commuove fino alle lacrime e chi resta indifferente, non lo tocca. C'è una certa volta incapacità a lasciarsi toccare. Oppure al contrario c'è chi esaspera i sentimenti, cioè viene punto da un ago e urla e strilla come se fosse caduto il mondo. Cioè esasperare all'estremo modo significa vederli nella superficialità,
restare in superficie, non essere coinvolto, per cui si cercano tanti sentimenti, tante sensazioni, ma non si è mai sazi perché non scendono mai a diventare sentimento, coinvolgimento del cuore e quindi della vita. Quindi il primo elemento importante per la formazione è verificare la nostra capacità di avere questi sensi, di usarli. Sviluppare, diremo con una parola comprensiva, la capacità di commuoversi, cioè di toccare, di lasciarsi toccare interiormente da Dio e dagli eventi, dall'uomo e anche da noi stessi. Cosa significa questo lasciarsi toccare? Credo che ci insegna questo in modo speciale la scuola forse più bella della formazione del cuore. Non sono riuscito a trovare una... l'ho letta in qualche parte, ma non sono riuscito a ricordarmi l'autore. Dice che il Salmo, parte lui dal Salmo 118, che si chiama il Rosario della Legge, e dice tutti i salmi sono la scuola del cuore capace di commuoversi di fronte a Dio e di fronte agli uomini. Lui scrive: fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi perché non osservano la tua parola. Cioè l'orante, qui il salmista, di fronte al popolo di Dio piange perché? Perché è sordo all'ascolto della parola, cioè è capace di commuoversi e di lasciarsi interrogare dal fatto che il popolo non è capace di ascoltare la parola di Dio. Se noi riflettiamo all'origine della nostra passione, della nostra vocazione, anche inconsciamente c'è il desiderio di rispondere a questa incapacità, di piangere, di commuoversi di fronte all'incapacità di qualche cosa. Ci siamo lasciati toccare. Mi hai sedotto, Signore, mi sono lasciato sedurre. Geremia. Allora vedete che cos'è questa commozione? È proprio un lasciarsi toccare, o noi toccare. Quando tocchiamo il male, la debolezza, la sofferenza, la bellezza, noi ci commuoviamo, non so, davanti allo spettacolo triste della povertà, della guerra di questi giorni, delle sofferenze, oppure davanti una cosa bella, un'opera d'arte, uno spettacolo di natura, ci commuoviamo, il nostro cuore viene mosso, significa. In fondo cos'è la commozione? Allora di cui parlo, di questo sentimento fondamentale che è, vedremo, la matrice di tutti i sentimenti. La commozione è il potere relazionale proprio di chi si è più, si considera più piccolo, più fragile, più sofferente, oppure più bello, così da indurci ad aprire il cuore. Cioè vediamo l'altro e l'altro apre il nostro cuore. L'altro è la sua realtà, la sua piccolezza, la sua debolezza, oppure la sua bellezza, aprono il nostro cuore. Sia per innamorarci, sia per avere compassione, che è la stessa cosa. Non è la compassione in cui tante volte diciamo non sarà, proprio in questa condivisione profonda. La nostra società non guarda di buon occhio chi si commuove. E anche noi tante volte non guardiamo.
guardiamo di buon occhio la commozione. San Giovanni Paolo II, proprio parlando ai giovani al santuario di Siracusa, si fa una domanda e dice: è bene commuoversi? Giovani, risponde, il pianto, la capacità di commuoversi è un grande bene per l'uomo. Se viene meno questa capacità, la nostra umanità perde qualcosa. Noi diventiamo più poveri e anche gli altri vengono impoveriti per causa nostra. Infatti, uno dei peccati che viene rimproverato più fortemente da Gesù è proprio l'indurimento del cuore. Avere il cuore indurito. Succede come Gesù che sta parlando del lievito dei farisei. Sono sulla barca. E gli apostoli, invece di pensare al lievito dei farisei che sta discutendo e parlando di Gesù, stanno pensando: ci siamo dimenticati il Padre. Se non abbiamo Padre. E Gesù si arrabbia. Avete il cuore indurito, non capite quello che vivete. Quanti pani hanno? Quanti c'erano? Due pani. Quanti hanno mangiato? Cinque pani e due pesci. Quanti hanno mangiato? 5.000 uomini. E allora? Qui c'è un'altra cosa più importante. Cioè, vedete, a volte noi ci perdiamo nelle piccole cose e perdiamo proprio per l'incapacità di aprire, di ascoltare, di vedere, ci blocchiamo nella vita spirituale, nella vita relazionale, anche semplicemente relazionale. Non riusciamo a vedere e sentire l'altro. Chiunque sia. Questo avviene quando i nostri sensi sono solo rivolti all'interno. Se uno solo vedesse dentro e non vedesse fuori, sarebbe, può ascoltarsi i rumori del suo corpo e non quelli esterni. Quindi immaginate, sarebbe un sordo, un cieco, il risultato è questo. Anche il Papa Francesco affronta un po' questo tema della commozione in una omelia del mattino e parla delle lacrime. Dice: sono proprio le lacrime che ci preparano a vedere Gesù. Tutti noi abbiamo nella nostra vita attraversato momenti di gioia, di dolore, di tristezze. Tutti siamo passati per queste cose. Ma o lascio cadere una domanda, abbiamo pianto? Nei momenti più scuri abbiamo pianto? Abbiamo avuto quel dono delle lacrime che preparano gli occhi a vedere il Signore? Piangere è frutto di tutto, del bene, dei nostri peccati, delle grazie e delle gioie pure. Piangere di gioia. Quella gioia che noi abbiamo chiesto di avere in cielo e che adesso pregustiamo. Piangere, il pianto ci prepara a vedere Gesù. Ma nasce una domanda. Dopo che si è vissuto tanti anni, tante esperienze, tante realtà, è ancora possibile commuoversi? Ne abbiamo passate tante. Si è indurito, invece di sensibilizzarsi tante volte il nostro cuore. E allora come viviamo? I nostri alti e bassi nella vita spirituale, i nostri alti e bassi nella vita relazionale, comunitaria, sia di istituto ma sia di apostolato, di attività, di relazioni, al di là del nostro carattere, perché ognuno poi ha le sue modalità di sentire e di comunicare.
Spesso ci capita di sentirsi l'aridità. Guardate, molto spesso l'aridità è un momento nel quale siamo chiamati a sensibilizzare ancora di più i sensi, a acuire ancora di più. Senza lasciarsi prendere dalla disillusione o dalla rabbia. Come fare allora per mantenere tenero e passionare il cuore, renderlo cioè capace di commuoversi profondamente, anche quando ormai si sono fatte tante esperienze, sono passati gli anni? Affrontiamo però prima alcuni sospetti, chiamiamoli così, cioè non è forse vero che commuoversi può essere troppo facile, nel senso che poi non cambia niente. Sì, adesso magari mi viene una lacrimuccia, sento il mio cuore stringersi, ho un sentimento di compassione, ma poi ho altro da fare. Credo quante volte è capitato che ci siamo commossi, non so, vedendo delle scene, delle cose, ma poi siamo andati oltre, avevamo altro per la testa. Credo che ci possa aiutare a capire e a fare una verifica, proprio diremmo l'esperienza orale del commuoversi nell'ascolto della parola. In fondo può sembrare retorica quella frase di commuoversi fino alle lacrime perché non ascoltano la parola di Dio, ma davvero siamo capaci di commuoverci quando ci accorgiamo che Dio non è amato, non è ascoltato. Siamo capaci di lasciarci coinvolgere dalla mancanza di fede, di vera umanità. Coinvolgere significa cambiare, rischiare, perché se non si rischia, se non si mette in gioco noi stessi, non abbiamo avuto compassione. La vera esperienza della conoscenza del cuore è davvero sentire l'altro che ci tocca e noi rischiamo pur di rispondere a questa conoscenza. Sentirsi toccare nelle viscere. Non per nulla la parola compassione, esplanton significa, esplanton è le viscere, è schiacciare, quello che viene detto di Gesù. In fondo allora essere toccati viene dimostrato dal fatto che noi ci muoviamo in favore dell'altro. Siamo rapiti dall'altro, dalla situazione, fin nelle viscere. In fondo è quello che hanno vissuto i fondatori. Don Giuseppe Guarani è stato rapito, schiacciato il suo cuore, ha avuto un vero sentimento verso quello sordomuto. Perché? Perché non era in grado di conoscere il Signore. Quindi, vedete, la vera commozione allora è quella che porta a rischiare il cuore, metterlo a rischio. Se no si va verso l'indurimento. Ma qual è la dinamica? Credo che c'è una parabola del Vangelo che ci può aiutare a capire questo com'è il nostro cuore. Ed è la parabola del buon seminatore, ricordate? Marco 4, 3:10, 3:20, cioè Luca 8, 4:15. In fondo è l'avventura del seme che viene seminato e cade in quattro tipi di terreno diverso. Un terreno che può rappresentare la strada, il cuore duro, il cuore indurito. Però c'è il cuore che è un po' meno indurito, il terreno come i sassi. Un cuore troppo pieno di cose, quindi lo soffoco. Oppure finalmente anche un cuore buono, il quale accoglie. Allora, quando Dio o una persona più umana
ci racconta qualcosa che gli sta a cuore, che comporta un grande dolore o una grande bellezza. Noi come ci comportiamo? Qual è il moto che muove il nostro cuore? Il nostro cuore è come una pietra, una strada rocciosa, chiusa a ogni possibilità di apertura? Lo ascoltiamo con pazienza, diciamo, e non ci accorgiamo che lo ascoltiamo col cuore induito. Oppure quando ci interessa solo il nostro punto di vista, il nostro benessere, le nostre ragioni, quando abbiamo rabbia dentro, desiderio di vendetta o di rivalsa, e non siamo disposti a dare spazio al pensiero dell'altro, è davvero il trionfo della durezza. Il cuore è duro. Lo vedete, questo appare in tutte le relazioni. Possiamo valutarlo. Guardate, non è vedere solo colpevole di, no? È uno degli errori che spesso facciamo. Valutiamo tutto a livello morale. Ed è l'errore più grave. Non giudicate e non sarete giudicati. Qui non si tratta di giudicare, ma di vedere. Guardate, sono di sasso, sono di coccio, come si dice. O no? E ce l'hai fatto. Se sono di coccio, sono di coccio. Dovrò poi mettere in atto tutto ciò che serve per ammorbidire il cuore, quello per superare, cioè mettere in atto tutto ciò che serve per superarlo. Ma lo farò solo nel momento in cui so come sono. So se sono capace di sentire o no. So se sono capace di toccare, essere toccato, cioè ho un tatto o no. So se ho occhi, so se ho orecchie. Solo vedendo, con semplicità, per offrirci così come siamo davanti a Dio. Perché altrimenti non camminiamo più, ci nascondiamo anche a noi stessi. E guardate che chi vuole creare questo è proprio il diavolo, Satana. Secondo passaggio, cioè quando io provo un po' di commozione, è un po' come il seme che è caduto in una terra poco dura. E ci sono i sassi, vabbè, sono a pezzi, non c'è il sasso dritto che tutto scivola via. Ci sono dei sassi dentro, insomma, vedete anche in montagna a volte, in mezzo alla roccia c'è spuglio che viene fuori. C'è qualche punto dove si può, però è difficile mettere radici. Perché? Perché ci si lascia commuovere, ma non mettere in discussione. Cioè, non siamo abituati a lasciare che entrino in profondità, che l'altro ci metta in discussione, che Dio metta in discussione le nostre sicurezze, che l'altro metta in discussione il mio cuore, il mio modo di reagire, il suo dolore, la sua bellezza. Non siamo abituati a coltivare quello che veniva detto l'abitare secolo, abitare dentro, vedere l'altro come una casa viva. E c'è a volte un facile estetismo, magari piangiamo fino alle lacrime, o si soffre veramente, però non incide sul nostro modo di vivere, non ci coinvolge vitalmente, quindi non riesce a portare frutto. Gesù lo dice molto bene alle donne quando lui sale al Calvario, e ci sono queste donne che piangono, sono lì che piangono. Cosa dice Gesù? Non versate lacrime su di me, ma su di voi, sui vostri figli. Cioè, qui quando io
mi fermo ad una commozione che non mi cambia. E quindi siamo come i sassi, la parola che cade nei sassi. Ancora, altro aspetto è quando lasciamo che la commozione sia più a lungo dentro di noi. Ci commuoviamo, ci sentiamo anche mossi dentro e diciamo vorrei poter fare, vorrei vedere, ma non ho tempo, ho altro da fare, ho tante cose, tanti impegni. Cioè la categoria dei passaggi, diremo come dire, la gerarchia dei valori, delle cose importanti, le preoccupazioni di questo mondo e l'inganno della ricchezza, dice Gesù. C'è la carriera, c'è la figura, c'è l'impegno anche di apostolare. Ricordate il levita e il sacerdote nella parabola del buon samaritano. Lo vedo, non passano oltre perché è perché hanno una cosa importante, non possono contaminarsi. C'è una regola da osservare, c'è una norma. Mi spiace per lui. Cioè, non riusciamo a far sì che la commozione, che l'incontro, che la parola di Dio è detta al nostro cuore, che la situazione ci commuova fin dentro le viscere, ci crea il mal di pancia, perché solo col mal di pancia si può andare a guarire. Cioè l'altro mi cambia, l'altro stabilisce con me una vera relazione, sia Dio, sia i fratelli, sia le situazioni, la storia. E quando avviene questo, allora entriamo in un mondo che vuole cambiare, in una vita che vuole fare cose nuove, vuole con Cristo rinnovare il mondo ed è capace ed è disposto a pagarne il prezzo. Non il mio progetto di grandezza, ma il progetto di grandezza di Dio e la salvezza dell'altro. E se voi riflettete, questa è la nostra vocazione. Per cui vedete quanto è importante questa educazione del cuore. Ne va di mezzo la capacità di rispondere realmente alla nostra vocazione. Essere capaci di essere vulnerabili, perché la commozione profonda rende vulnerabili. Davvero è come una spada che entra dentro. Quando vediamo queste cose è una spada nel cuore. Spero che non sia una spada nella roccia. Ecco, allora diventa una fidanza. Affidarsi a Dio, affidarsi anche al fratello. Una condivisione di affidamento. Dio si affida a noi, noi ci affidiamo a Lui. Arriviamo all'appresso di cui parla Agostino. Vedete, ci sono dei verbi, specie nella parabola del buon samaritano, che ci possono, diremo, esprimono molto bene il cammino. Dice il Vangelo che il buon samaritano lo vide, ne ebbe compassione, e si fece vicino, gli fasciò le ferite, si prese cura di lui. Sono cinque verbi importanti. Anzitutto lo vide. Gli altri l'hanno guardato, l'hanno visto così e sono andati oltre.
proprio questo sguardo profondo ha visto lui così com'è, come persona, come realtà, come dignità, come realtà, e ne ha avuto compassione, cioè si è lasciato colpire, ha aperto il suo cuore e questo lo ha portato vicino. Senza compassione noi restiamo dentro noi stessi, non andiamo verso l'altro. Se non lo sentiamo interiormente, con i sensi interiori, l'altro resta quello che è, quando poi non è un antipatico, un simpatico, eccetera, ma resta in superficie. Si fa vicino, fasciò le ferite, si prese cura di lui. Sappiamo, in fondo, Dio stesso fa questo con l'umanità. Sono i gesti di Dio. Cosa dice Dio a Mosè dal roveto ardente? Ho visto la sofferenza, mi sono fatto vicino e manda Mosè il suo braccio attivo, guarda, ricorda la promessa dei padri. Davvero, cioè, allora vedete quanto è importante questa, diremo, questa educazione del cuore. Quali sono gli ostacoli? E come mantenere il cuore poi tenero? Credo che ci sono due elementi importanti. Il primo è quello che chiamo la gestione dei conflitti. Mi soffermerò la penultima meditazione di più su questo tema perché è un tema molto importante. Però mi preme già sottolineare che proprio in questo spazio, cioè dell'educazione del cuore, questo ha una grande importanza. Perché i conflitti noi spesso li vinciamo, pensiamo di vincerli vincendo noi, andando oltre l'altro, andando sopra l'altro, perché recepiamo la relazione come la relazione esterna. Chi comanda qui? Non è che stiamo salvando, no? Succede. Non è. Si dovrebbe domandare chi è a servizio di uno e degli altri, di tutti. Nella relazione a volte bisogna imparare che la vera vittoria è la sconfitta. Cioè accogliere l'altro così com'è. Entrare, cioè uscire da noi stessi per riuscire a capire chi è l'altro, cosa c'è nel suo cuore, quali sentimenti, venire a conoscenza del cuore dell'altro. Ma questo avviene solo se noi ci facciamo deboli, fragili. Quello che fa Gesù con noi. Lui non viene a imporre la sua divinità, la sua potenza, anzi assume la nostra debolezza. La gestione dei conflitti allora è non aver paura di perdere, perché quando si perde si vince tutti, mentre quando vince uno perdono tutti, perlomeno perde anche l'altro che lo si perde. E quindi non aver paura della vulnerabilità nei conflitti, non aver paura di perdere, non aver paura per amore di sottomettersi, per fare spazio. E guardate, questo è vero con i fratelli, è vero nelle relazioni umane, ma è più vero ancora, più pregnante nelle relazioni con Dio. Quante volte siamo noi che vogliamo dire a Dio cosa deve fare per me, non cosa vuoi fare di me. La nostra incapacità ad ascoltare la parola nasce qui.
Quando cioè io mi accosto a Dio con io, non io mi incontro con Dio, gli lascio spazio, mi lascio plasmare. E io, Dio in questo modo, si fa plasmare da me. Cioè c'è uno scambio di immagini. Io vedo come lui, perché lui, io lascio i miei occhi aperti, il mio cuore aperto per vedere come è lui. Che lui prenda possesso di me. Perché è l'unico modo che ho per prendere possesso di lui. Almeno di quello che lui mi dona. E nel discernimento spirituale è questo il cammino da fare. Non è quello della convinzione, ma quello dello spazio a Dio. Il non aver paura della morte, come Gesù. Perché nelle tue mani affido il mio spirito. Mani sicure. Mani pasquali. E l'esperienza dell'incontro con Dio, del cuore vero, è proprio questa. La vera vittoria, allora, è questa, la vera Pasqua, il canto di vittoria. Ma il canto di vittoria lo si fa a partire dalla debolezza estrema della tomba. E credo che nella vostra vita avete sperimentato qualche volta di essere messo nella tomba da qualcuno. Non fisicamente. Se l'avete fatto con amore e per amore, siete risolti. Se non siete rimasti almeno nei confronti di quella persona, sempre allo stesso posto. Cioè, vedete allora quanto è importante avere la logica della relazione e i sentimenti, viverli in questa logica perché il cuore sia tenero, il cuore sia capace di portare frutto. Ricordiamo il terreno. Quando è buono, il seme porta frutto. E Gesù lo dice. Il seme caduto nella terra porta frutto. Credo l'esperienza della inaffidabilità dell'altro, sicuramente l'abbiamo fatto. L'altro può sembrare inaffidabile. Anche Dio è inaffidabile. Perché? Perché non fa la nostra volontà. Ha la sua volontà. E così vale anche gli altri. Conoscerla e condividerla ci aiuta. Ecco, ritorno al Salmo 118 dell'inizio. Fiumi di lacrime mi scorrevano dagli occhi perché non osservavano la tua parola. Qui invece diventa, ma io la osservo la parola, cioè io la lascio entrare, o è ancora in esilio, fuori di me. Vedete il segno della inaffidabilità di questa parola? È quella del roveto ardente che brucia ma non si consuma. È un Dio cioè che si rende partecipe ma non viene consumato da questa partecipazione, anzi avvolge. Dio raccoglie, nel Salmo 56, le nostre lacrime, conta i passi del nostro cammino, scrive tutta la nostra storia nel suo libro. Dio è colui che sa commuoversi, che ha un cuore. Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Osea 11, 8. Il Verbo Gesù si presenta come ricco di compassione. Maria si commuove a Cana
di fronte agli sposi, alla crisi. In fondo, se facciamo bene attenzione alla parola di Dio, insomma, il rapporto e l'esperienza del rapporto tra Dio e l'uomo, non è solo l'uomo che soffre, anche Dio soffre, si commuove, ha compassione, è sensibile e affidabile. Commuoversi però per Dio significa coinvolgersi fino in fondo. Ecco il Cristo. Un coinvolgimento che non si stanca. E allora è fidarsi di Dio, al di là delle apparenze, al di là delle situazioni. Perché lasciarsi commuovere di fronte a Dio, alla sua parola, significa fare spazio a Lui, sopportando i periodi di silenzio, di deserto, di sensazione di abbandono. Dio mio, perché mi hai abbandonato? C'è una lotta, allora il sentimento viene vissuto nelle viscere, attraverso, direi, una spogliazione progressiva di noi stessi. È necessario che io diminuisca e lui cresca. È necessario, come Giobbe, quando viene spogliato di tutto, gli rimane solo il corpo e la parola. Il corpo sofferente e la parola di invocazione, di preghiera. Una preghiera viva, anche imprecatoria, però una preghiera che lo coinvolge totalmente. Quando i profeti fanno questa esperienza, anche Geremia, però abbiamo visto che è un fuoco nelle sue ossa che non può. E allora il cuore in questo modo diventa un cuore che produce frutto. Si crea un'alleanza. Credo, e qui siamo coinvolti personalmente, cioè fare una riflessione. Quali sono gli atteggiamenti, le relazioni decisive nella nostra storia con Dio e con i fratelli? Diciamo che abbiamo una nostra Torah, una nostra rivelazione. Perché vedete, noi conosciamo Dio attraverso quello che Lui fa per farsi conoscere da noi. Ed è diverso per ciascuno. Ciascuno ha una sua rivelazione. Se no Dio resta lassù nell'là. Ma Dio è venuto ad abitare con me, in me. E questo resta astratto finché non mi rendo conto che ha scritto una legge, una Torah, un accordo, un'alleanza con me, dentro la mia vita. E questa relazione, questi sentimenti, questa capacità di sentire, ci aiuta a scoprire il fuoco che è dentro le nostre ossa, a scoprire la fedeltà di Dio avvolta di misericordia e di giustizia. Sono tre parole: fedeltà, misericordia e giustizia, che sono, si declinano in modo diverso dentro ciascuno di noi. Fin da piccoli le abbiamo imparate, a modo nostro, a modo sociale, cioè la nostra famiglia ce l'ha insegnata, a modo loro, ma c'è un insegnamento diverso, quello che ci dà il Vangelo, quello che ci dà la sua parola. E arrivare all'età adulta significa diventare capaci di fare un processo di revisione e di stabilire una nuova alleanza con Dio. Spesse volte la nostra alleanza con Dio resta un'alleanza zoppa, l'alleanza del bambino, cioè il bambino dipende dal genitore e ama dipendere. Non,
è stato fatto. Non se lo fa proprio ringraziarsi il genitore, stare con lui. Cioè ha una alleanza di chi riceve la vita. Dio dammi vita, dammi. Diceva un maestro spirituale, se noi guardiamo ai contenuti delle preghiere, il 90% sono richieste, il 10% sono lodi e benedizioni. Siamo bambini che hanno bisogno di chiedere e basta. E oggi si resta bambini anche fino ad età anche abbastanza grande. Mentre bisogna passare all'età adulta, cioè una relazione matura. Cosa significa? Diventare genitori, diventare padri e madri, diventare cioè capaci di dare la vita. L'alleanza nuova è di fare della nostra vita al modo di Dio, come il figlio poi cresciuto al modo del padre diventa padre. Così noi al modo di Dio riceviamo da Lui la vita e diventiamo padri capaci di dare la vita. Se non facciamo questo passaggio, vuol dire che il nostro cuore è rimasto indurito, chiuso, piccolino, centripeto. E su questo ci può guarire la parola di Dio. E concludo che dobbiamo davvero imparare a lasciarci guarire il cuore dall'ascolto della parola. Cioè lasciare che la parola di Dio, le scritture, rapiscano il nostro cuore. Cioè la parola, intorno al Salmo 118, davvero sia ascoltata, penetrata dentro, sentita, vista, parola intendo Cristo, Dio. E allora, alla luce di questa parola, giustizia, misericordia, fedeltà, non diventano leggi esterne, ma diventano coinvolgimento di vita, per dare giustizia, non per ottenere giustizia, per essere misericordiosi, non perché gli altri siano verso di noi misericordiosi, essere fedeli, perché Dio è fedele, e avere parte in questa fedeltà. Voi capite che allora è stato davvero un passaggio importante, che il cuore educato può farci fare, giorno per giorno, senza paura, sapendo che purtroppo qualche durezza ci resta sempre, c'è sempre fatica. Ma l'importante è conoscerla, in modo che ne facciamo i conti, facendone fare i conti e intenerirla con la parola, con l'immagine di Cristo, su cui ci fermeremo in modo particolare nella giornata di domani.